Mi sembra giusto che lei tratti così il colonnello. Avvertimento. Cristo, eccone un altro che ha scambiato questo pagliaccio per un eroe di guerra. Beh, un tempo, forse. Ti avrà detto di quando stava nello staff di Lyndon Johnson? Te l'ha raccontato? Io stavo per andarmene, ma non me ne vado più. Già, lo zio Frank era promovibile a generale. Promovibile, bella parola. Ma lo zio Frank piace sputare in faccia a tutti. Randy, adesso basta. E così è stato... Come si dice, zio Frank, quando sotto le armi te lo mettono in quel posto? Sorpassato. No, signore, è stato trombato. Ecco come si dice, un paio di volte. Te lo voglio raccontare io com'è andata. Vuoi chiudere quella bocca? Si è fottuto con le sue mani. Smettila, Randy. Il colonnello faceva un numero da giocoliere con le bombe a mano a Fort Bragg o dove altro l'avevano scaricato. Fort Benning. Insegnava combattimento corpo a corpo agli ufficialetti della scuola di... Randy, guarda me quando parli con me, figliolo. Ti sto guardando, zio Frank. E il numero lo faceva insieme a un capitano... Sì, come si chiamava? Maggiore Vincent Wyrex. Sì, sì, comunque sia. Ma prima di andare in scena facevano una colazione leggera, uno screwdriver per Frank e un Bloody Mary per il suo amico. No, Vincent beveva Sea Breeze. Il giudice di Fort Benning disse che il colonnello Slade se ne scolò quattro contro uno solo del suo compagno. Era un po'... Insomma, arrivò al poligono volando. Era molto su di giri, cominciò a togliere le sicure. E una bomba gli scappò di mano. Boom. E ci scappò il botto. Ma il colonnello disse che non le aveva tolte le sicure. Sicure o no, che differenza fa? Bisogna essere pazzi per giocare con le bombe a mano. Vini se la cavò bene. Il povero zio Frank ci rimise la vista. Vuoi sapere la verità? Su, avanti, sentiamo l'oracolo. Era uno stronzo anche prima. E adesso è diventato uno stronzo cieco. Dio è spiritoso. Dio, infatti, ha il senso dell'umorismo. E magari ritiene che certe persone non meritino di vedere. Capito adesso? Chucky! Si chiama Charles. Frank, per carità! Sei capace di dirlo, vero? Charles. Sai come ti sto strozzando? È una presa degli incursori che mi insegnava i miei subalterni. Colonnello, lo lasci. Con la pressione e ti sfondo la trachea. Su, colonnello, non su, importa. Ripeti come con me. Charles. Colonnello, Charles. Lo lasci. Ti ha fatto male? Vieni, fammi vedere. Randy. Randy. Ti ha lasciato il seno. Stronzo. Ti senti bene, Randy? Vieni, appoggiati. Sì. Gretchen, hai superato te stessa. Se ci tieni proprio ad avermi, mangeremo tacchino Marbella l'anno prossimo. Chi lo sa? Frank. Addio, Willie. Io non valgo un cazzo. È sempre stato così.